Hare Krishna! Benvenuti alla festa della domenica, giorno speciale oggi, commemora l'apparizione del signore Balarama. Qualcuno è qui per la prima volta, gli altri sono già venuti. Adesso faremo dei bhajan, sai già cosa sono, canteremo dei mantra, quindi mantra di familiare. Sì, non so quale mantra canterezzi. Noi cantiamo principalmente il mantra Hare Krishna. Lo conosci? Lo conosco. Vai là. Thank you.
Voi siete già stati qui la prima volta? Sì, sono sordomuti, leggono un po' il labiale, ma okay. Hanno preso il libro del karma e l'incarnazione. Sai che abbiamo anche un libro per sordomuti? Sì. Veramente. Sono dei devoti che hanno imparato. Bene. Ora vogliamo un'altra melodia. Sempre con Mamma Hare Krishna. Krishna. Thank you.
Thank you.
abbiamo riscaldato il cuore. Ho preparato una piccola sorpresa che coinvolge tutti voi. Siccome oggi, penso tutti lo sappiate, è un giorno molto auspicioso perché commemora l'apparizione di Sri Balarama, che è il fratello trascendentale di Sri Krishna. Li vediamo lì, quando erano bambini, Krishna e Balarama, che si divertivano a rubare il burro. Allora qui c'è una bella preghiera rivolta al signore Balarama e la troviamo nel Sri Dasavatara Stotra e reciteremo solo l'ottava strofa perché sono diverse strofe, è lunga. Allora ne ho stampate un po', se non sono abbastanza divideteli, vi mettete a due. Qualcuno vuole farli girare? Sì, prendi pure quello che preferisci. Bisogna un paio di carte. Allora, Sri Dasavatara Stotra è una preghiera tratta dalla Gita Govinda di Jayadeva Goswami. E questa strofa dice: O Keshava, o Signore dell'Universo, o Signore Hari, che hai assunto la forma di Balarama, colui che brandisce la piccozza, tutte le glorie a te. Sul tuo splendente corpo bianco indossi vestiti del colore di una nuvola blu carica di pioggia. Questi indumenti hanno il bellissimo colore scuro del fiume Yamuna che è impaurito dalla minaccia della tua arma. E la preghiera fa così, ve la recito una volta così avete un'idea. Vahasiva pusi visadeva shanam jaladabam alati biti milita yamunabam kejavadrita aladara rupa jaya jagadishare jaya jagadishare Jaya Jagadishare. Quindi adesso lo facciamo con gli strumenti, proviamo tutti assieme, la recito una volta poi voi la ripetete. Grazie. Siva Pusi Vishadeva Shanam Jaladabam Alati Diti Militaya Munadam Kesha Patita Aladara Dupa Jaya Jagadishare Jai Jagadishare, Jai Jagadishare, Vahasiva Pusi Vishadeva Shanam Jaladabam, Alati Diti Militaya Munabam, Keshava Dita Aladara Rupa.
Jai 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 Jai
Se volete potete tenerli. Bene, ora passiamo alla seconda fase di questo festa della domenica. E prenderemo spunto da un testo molto antico, lo Srimad Bhagavatam, e passiamo al decimo canto, dove si parlerà direttamente di Balarama, vista che è la sua festa. Abbiamo sentito diversi nomi e cercheremo di capire la personalità di Balarama, Baladeva, nel contesto del servizio devozionale, della coscienza di Krishna. Quindi, decimo canto, ottavo capitolo. Verso. Decimo canto, capitolo 8, che è intitolato Sri Krishna manifesta la forma universale, e faremo oggi il verso 12. Prima un'invocazione, lo Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso il 12. Vi leggo il sanscrito. Sri Garga Uvacha Ayammiro Iniputro Ramayan Surido Gunai Akhyasyate Ramayiti Baladi Yat Balambido Yadunam Apritag Bhavat Shankarshanam Ushantyapi. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Gargamuni disse: questo bambino, il figlio di Rohini, darà ogni gioia ai suoi parenti e amici con le sue qualità trascendentali. Perciò sarà conosciuto come Rama. E poiché manifesterà una straordinaria forza fisica, sarà conosciuto anche come Bala. Inoltre, per il fatto di aver unito due famiglie, la famiglia di Vasudeva e quella di Nanda Maharaj, sarà conosciuto come Shankarshana. Spiegazione. In realtà, Baladeva era figlio di Devaki, ma era stato trasferito dal grembo di Devaki a quello di Rohini. Questo fatto però non venne rivelato. Secondo l'affermazione contenuta nell'Arivamsa, Gargamuni rivelò a Nanda Maharaj che Balarama sarebbe stato noto come Shankarshana perché aveva unito due famiglie, la Yadu Vamsa e la Vamsa di Nanda Maharaj, una conosciuta come Kshatriya e l'altra come Vaishya. Entrambe le famiglie avevano il medesimo antenato in comune e l'unica differenza era data dal fatto che Nanda Maharaj era nato da una moglie Vaishya
mentre Vasudeva era nato da una moglie kshatriya. Più tardi Nanda Maharaj sposò una ragazza vaisha e Vasudeva sposò una kshatriya. Così, sebbene la famiglia di Nanda Maharaj e di Vasudeva discendessero dallo stesso padre, appartenevano a due categorie differenti di kshatriya e di vaisha. Ora Baladeva le aveva riunite e per questa ragione era conosciuto come Shankarsana. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadam Tikam Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamam Vande Shri Gurudinam Taranam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gargamuni disse: questo bambino, il figlio di Rohini, darà ogni gioia ai suoi parenti e amici con le sue qualità trascendentali, perciò sarà conosciuto come Rama, e poiché manifesterà una straordinaria forza fisica sarà conosciuto anche come Bala. Inoltre, per il fatto di aver unito due famiglie, la famiglia di Vasudeva e quella di Nanda Maharaj, sarà conosciuto come Shankarsana. Allora, chi è Balarama? Balarama è Dio, la persona suprema. Qualcuno che magari è un po' nuovo dirà: ma come, ma Dio non è Krishna? Sì, Dio è Krishna, ma nello stesso tempo è anche Balarama. Krishna, in una maniera inconcepibile, non comprensibile per le nostre limitate menti, a un certo punto, lui che è l'origine di ogni cosa, che è il primo essere vivente, che è la persona assoluta, il primo tra tutti, decide di espandersi. E la sua prima espansione è Balarama. Quindi da Dio, abbiamo Dio, Krishna, l'infinitamente affascinante, colui che attrae tutti a sé, decide di espandersi e la sua prima espansione è Balarama. Normalmente quando da qualcosa vogliamo riprodurre qualcosa d'altro, questo qualcosa perde e quello che abbiamo creato è una parte di quello che era l'origine. Ma a livello spirituale non è così. Krishna nella sua pienezza si espande in Balarama e rimane sempre nella sua pienezza. Cioè, tra Krishna e Balarama non esiste differenza. L'unica differenza, se vogliamo dare una differenza, Srila Prabhupada spiega, è il colore. Krishna ha un colore scuro, paragonato al colore delle nuvole prima di un temporale, mentre Balarama ha il colore chiaro, bianco, come quello delle nuvole primaverili, un bianco candido, soffice. Ecco, questa è la differenza tra Krishna e Balarama, se vogliamo dare una differenza. Sono identici, ma hanno questa varietà. Ora, perché
Krishna decide di espandersi, perché Krishna è il supremo goditore, colui che gioisce di tutti e di tutto. Brahma, il creatore di questo universo e delle varietà di questo universo, nella sua Brahma Samhita, alla fine di ogni strofa, la Brahma Samhita, sono tante strofe, non mi ricordo quante, dice sempre: Govindam Adi Purusham Tamaham Vajami. Adi Purusham. Krishna è il goditore originale, colui che gioisce di tutto e di tutti. È l'Adi Purusham. Però Krishna, che è definito anche Atmarama, soddisfatto in se stesso, non ha bisogno di altra soddisfazione, non ha bisogno di cercare la soddisfazione. Ma in mezzo a questa autosoddisfazione, o soddisfatto in se stesso, lui, siccome è Dio, può dimostrare che può esserci ancora più soddisfazione. Questa è la realtà spirituale, no? La realtà spirituale tu la definisci, ma poi questa definizione in realtà non è finita lì. Nella realtà spirituale c'è sempre qualcosa di più. Quindi Krishna desidera godere ancora di più nello scambio di amore e devozione che può avere con i suoi eterni associati o con i suoi devoti. E per fare questo si espande. Rama, abbiamo sentito, significa felicità. Quando Rama appare, porta felicità. È la sorgente della felicità, Rama. Perché lui prende a cuore questo servizio, quello di facilitare il piacere di Krishna. E a sua volta si espande in innumerevoli forme per soddisfare il piacere di Krishna. Si espande ad esempio in quello che sono i sandali di Krishna, sono un'espansione di Balarama. Gli strumenti che noi suoniamo per la soddisfazione di Krishna sono espansioni di Balarama. Per questo bisogna essere sempre molto attenti ad avere rispetto per questi strumenti. L'armonium, la mridanga e i cembali non sono da prendere e buttare per terra, toccarli con i piedi, mancare di rispetto, perché sono espansioni di Balarama, perché tutto quello che serve per il piacere di Krishna diventa espansione di Balarama. Bala significa forza. E Balarama dimostrò di avere forza sia fisica, ma sia forza spirituale. Quando si parla di Bala, si intende maggiormente la forza spirituale. La forza spirituale che abbiamo bisogno nel nostro cammino spirituale la riceviamo da Balarama. È lui che ci dà questa forza ed è ai suoi piedi di loto che dobbiamo prendere rifugio. Abbiamo sentito un altro nome, Shankarsana. Shankarsana vuol dire colui che viene trasferito, trasportato, ma significa anche colui che sostiene. Quando Balarama si espande in Shankarsana, sostiene ogni cosa e sostiene tutto. L'espansione di Shankarsana è Anantashesha. Anantashesha è un serpente con centinaia di migliaia, per non dire milioni di teste, che sostiene tutti gli universi. Non esiste solo questo universo. Esistono molti universi. E questo universo in realtà è uno dei più piccoli. Noi viviamo in uno dei più piccoli universi del mondo materiale. Al di là di questo mondo materiale esiste il mondo spirituale, che
che è molto più vasto del mondo materiale, che è composto da innumerevoli universi. Il nostro Brahma, il Brahma di questo universo, è raffigurato con 4 teste. E lui pensa di, c'è una bella storia che viene raccontata, pensava di essere la persona più importante di questo universo, la persona più importante di tutta l'esistenza. E un giorno andò a trovare Vishnu, e quando arrivò alle porte di Vaikuntha c'erano i portieri e gli dissero: chi sei? Annunciati. E lui dice: come chi sono? Sono Brahma. Va bene, un attimo. Allora entrano i portieri, vanno ad annunciare, e quando tornano dico: Vishnu ha chiesto che Brahma sei. E lui dice: come che Brahma? Sono Brahma, il creatore dell'universo, il primo essere creato nell'universo. Come che Brahma? Sono Chaturmukha Brahma, cioè Brahma quattro teste. Ah, va bene. Allora va da Vishnu e Vishnu dice: fallo entrare. E quando Brahma entra, vide che con Vishnu c'erano centinaia di migliaia di altri Brahma, solo che questi Brahma avevano 8 teste, 16 teste, 32 teste, 64 teste, 120, 128 e via dicendo, fino ad arrivare a centinaia di migliaia di milioni di teste. A noi sembra una cosa molto strana, ma Krishna è così perfetto che può creare un corpo perfetto con milioni di teste. E le teste sono proporzionali alla grandezza dell'universo che il Brahma deve gestire. Più grande l'universo, più teste ha bisogno per gestire questo universo. Quindi a quel punto Brahma si rende conto di essere molto piccolo, infinitesimale. Pensate un po' a noi, quanto siamo piccoli. Qui stiamo parlando del creatore di questo universo, colui che ha manifestato questo universo e si sente piccolissimo, insignificante di fronte a questa situazione. Questo universo è composto da molte galassie che sono composte da molti pianeti, che sono composti, ogni pianeta sappiamo, come il pianeta Terra, diversi continenti hanno diverse nazioni, in queste nazioni ci sono nazioni più grandi e più piccole, le nazioni sono divise in province, distretti, eccetera, fino ad arrivare a Torino. A Torino ci sono i quartieri, a un certo punto c'è via Mongrando, e questo Mongrando siamo qui noi. Come ti chiami? Sergio. Sergio, come ti senti in questo momento? Eh? Bene, sì. Ma insignificante, giusto? Piccolino di fronte a questa situazione. Ecco, pensate un po'. Viene descritto che ci sono innumerevoli universi, e questi universi come fanno a stare al loro posto? Come fanno a stare lì? I scienziati hanno le loro teorie. Questi universi sono tutti nel posto giusto, e all'interno di questi universi ci sono tutti questi pianeti, hanno delle orbite, si muovono, ma tutti perfettamente, e sono sostenuti anche questi pianeti. Chi è che sostiene questi pianeti? Shankarshan, Balaram, il principio della forza di gravità. Cos'è questo principio? È Balaram, è lui la forza che parlavamo, la forza che mantiene tutto al suo posto. Immaginatevi se il Sole dovesse uscire dalla sua orbita solo di un mezzo centimetro, saremmo spacciati. Altro che il caldo che abbiamo sperimentato qualche giorno fa. E chi lo tiene lì nella sua orbita perfettamente? Noi non crediamo nella teoria del Big Bang, che tutto avviene per caso. A un certo momento c'è stato uno scoppio, e da questo scoppio ecco che ci sono tutti questi pianeti che hanno delle orbite, girano perfettamente, tutto per caso.
C'è un disegno dietro. C'è qualcuno che si occupa di tutto questo. Ecco, Balarama ha questa funzione. Ora, lo stesso Balarama con Krishna vive eternamente nel mondo spirituale a Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan, Goloka vuol dire il pianeta delle mucche, Goloka, il pianeta delle mucche. È il luogo dove gli abitanti si occupano principalmente della protezione della mucca, non dello sfruttamento della mucca, l'opposto, la protezione della mucca. Le mucche sono molto care a Krishna e Balarama, molto care, perché le mucche sono considerate come delle madri. Mangiano un po' di erba o il fieno e danno il latte. Con il latte si possono fare così tanti prodotti per sfamarci. Sono come delle madri e non chiedono niente in cambio. Quindi a Goloka Vrindavana Krishna e Balarama si occupano di pascolare le mucche. E questo lo svolgono anche quando discendono nel mondo materiale. In questo universo Krishna appare e Balarama appare solo una volta ogni giorno di Brahma. E un giorno di Brahma, non voglio dilungarmi troppo a spiegarmi come funziona questo, ma un giorno di Brahma dura più o meno 4 miliardi e 300 mila milioni di anni, un giorno. Poi c'è la notte. Quindi Krishna viene in questo universo raramente. Balarama appare in questo universo raramente. E noi abbiamo la fortuna di essere nati solo 5.000 anni dopo la loro apparizione. Cosa sono 5.000 anni paragonati a 8 miliardi e 600 mila milioni di anni? Sono niente, 5.000. Per questo Srila Prabhupada diceva, solo 5.000 anni fa Krishna e Balarama sono apparsi. Siamo fortunati perché viviamo in un momento dove ci stiamo ancora ricordando della loro apparizione, dove possiamo ancora andare a Vrindavana, il luogo dove Krishna e Balarama sono apparsi. E quando appaiono, svolgono le stesse attività che svolgono a Goloka Vrindavana, solo che qui nel mondo materiale si chiama Gokula, Gokula Vrindavana. Questa Vrindavana la troviamo ancora, andiamo in India, si trova scendendo da Delhi per andare verso Agra, Jaipur, no, dalla parte di Agra, meglio verso Agra, a un certo punto c'è una città che si chiama Mathura e lì Krishna è apparso e anche Balarama è apparso. E Balarama tra pochi giorni sarà il giorno che commemorerà l'apparizione di Krishna e lì si parlerà tanto di Krishna. Oggi cerchiamo di parlare di Balarama, ma è molto difficile parlare di Balarama senza parlare di Krishna perché sono uniti eternamente. Chi ha già letto il libro di Krishna o chi sta leggendo il libro di Krishna? Qualche mano? Nel libro di Krishna si parla della vita di Krishna. Come Krishna è apparso, dove è apparso, quando è apparso. E parla dei suoi passatempi, vuol dire divertimenti. Dicevamo, torno indietro un passo, Krishna nel mondo spirituale si diverte. La differenza di Krishna e tutte le altre sue espansioni, le quali
sono considerati anche Dio? La grande differenza è che Krishna semplicemente si diverte. Se noi leggiamo le varie apparizioni di Krishna nel corso dei yuga, delle ere, vediamo che ad esempio Krishna apparve come Ramachandra, Sri Ram. E cosa fece? Dovette combattere con molti demoni, si dove armarsi di arco, frecce, dovette svolgere una battaglia contro Ravana, e Balarama apparve con lui come Lakshman. Rama e Lakshman sono sempre Krishna e Balarama. Quando Krishna appare come Nrisimhadeva, deve combattere contro il demone Hiranyakashipu. C'è una grande battaglia, c'è tutta una grande storia. E se noi analizziamo tutte le storie dei vari avatara, avatara vuol dire colui che discende, cioè Krishna discende di era in era per proteggere i suoi devoti quando l'irreligione si declina, no, quando la religione si declina e l'irreligione avanza, Krishna dice nella Bhagavad Gita, dice discendo di era in era, quando l'irreligione avanza e la religione si declina, per ristabilire i principi della religione persi. E per fare questo deve proteggere i suoi devoti, perché quando l'irreligione avanza, cosa succede? Che i demoni aumentano e i demoni disturbano i devoti. E quindi Krishna deve proteggerli i devoti, vuole proteggerli perché ama i suoi devoti. E quindi cosa fa? Elimina i demoni. Eliminando i demoni ristabilisce i principi della religione. Potremmo vederlo in questo modo, potremmo vedere che Krishna uccide, Balarama uccidono. Effettivamente nel libro di Krishna si parla di molti demoni che si camuffano in varie forme per andare a uccidere Krishna o Balarama, per disturbare i devoti. E man mano praticamente Krishna nei suoi divertimenti li elimina. Ma in realtà non è che li uccide, li libera. Perché l'anima non può essere uccisa, l'anima eterna, li libera da quei corpi demoniaci che hanno ottenuti. E siccome oggi parliamo di Balarama, è una bella storia nel libro di Krishna, dove Balarama uccise ad esempio il demone Denukasura. Denukasura, vi ricordate chi era? Che forma aveva preso? La forma di un asino. Allora, immaginatevi la scena, Krishna, Balarama e i pastori a Vrindavana vanno a pascolare le mucche. Questa è l'attività principale di Krishna e Balarama Vrindavana. Vanno a pascolare le mucche e a un certo punto i pastori dicono: abbiamo sentito che qui vicino c'è una foresta che si chiama Talavana. Vrindavana è formata di 12 foreste e una di queste foreste si chiama Talavana. Vana significa foresta. E in questa foresta ci sono dei bellissimi alberi di frutta dove fanno dei frutti molto saporiti e si sente il profumo in lontananza. Sono molto dolci questi frutti, ma c'è un problema. Lì ci sono dei demoni nella forma di asini che impediscono agli abitanti di Vrindavana di andare a prendere questi frutti. Allora chiedono a Krishna e Balarama: possiamo andare in questa foresta? Noi non abbiamo paura. Quando siamo con voi, essere con Krishna e Balarama, non si ha più paura. E quindi Krishna e Balarama dice: sì, andiamo.
andiamo a Talavana. Allora quando arrivano a Talavana, entrano nella foresta, ci sono queste bellissime piante, tutte cariche di frutti molto maturi, tutti profumati, così dolci, e cominciano a scuotere gli alberi per far scendere i frutti. E poi cominciano a nutrirsi di questi frutti. Sentendo in lontananza gli alberi che si muovevano, Denukasura, questo demone nella forma di un asino, che terrorizzava tutti gli abitanti di Vrindavana, tutti avevano paura di questi asini, erano degli immensi asini, ed erano feroci. Non so se avete già sperimentato o almeno visto cos'è un calcio di un asino. Gli asini si difendono scalciando. Ma vi dico, dovete fare molta attenzione, perché se vi trovate dietro un asino quando scalcia, c'è il rischio di morte sicura. Perché è così potente quel calcio che può letteralmente spaccarvi la testa se vi prende in testa. E questi erano immensi asini, ed erano molto attaccati ai loro frutti, li pensavano loro proprietà. Si sono impossessati di queste terre e hanno detto: queste sono le nostre terre e nessuno può venire nella nostra terra. Mi suona comune questo? Con la situazione di oggigiorno? Sì. Questa è la mia nazione e nessuno può venire qui a godere dei miei frutti. Beh, evitiamo la politica, ma comunque le cose non cambiano. Gira e rigira, sono sempre lì. Allora arriva Denukasura e quando vede i pastorelli di Vrindavana che stanno nutrendosi dei suoi frutti, comincia a ragliare. Ed è un raglio demoniaco, potente, che fa tremare tutti. I pastori per un momento tremano. Ma Balarama, ricordatevi che è molto forte, non si fa impressionare. E lo affronta, gli va davanti. Allora praticamente Denukasura scalcia, si gira, si scalcia e colpisce Balarama sul petto. Balarama non si muove neanche di un millimetro. E cosa fa? Per un momento Denukasura rimane sbalordito, perché non gli è mai capitato questo, non ha mai incontrato nessuno che, confrontato con i suoi calci, non si muove, proprio con, neanche scalfito. Quindi per un momento, e quel momento è stato abbastanza, si è sbilanciato, Balarama lo prende per le gambe, lo fa roteare, lo lancia in cima al più grande albero della foresta. E già per il fatto che viene fatto rotolare e lanciato in cima a questo albero, Denukasura lascia il corpo, viene liberato. Ora tutti gli altri asini, vedendo la morte di Denukasura, si infuriano e tutti assieme attaccano i pastori di Vrindavana. Ma Balarama li prende uno a uno, e Krishna anche aiuta, e stessa cosa, li prendono per le gambe, li fanno roteare, li lanciano sugli alberi e li liberano. E quindi liberano la foresta da questi demoni, liberano i demoni. E la cosa bella nel libro di Krishna dice che questa foresta, con questi alberi decorati con gli alberi, era bellissima da vedere. Cioè, normalmente se vedi qualcuno di morto su un albero è una cosa impressionante, ma siccome questo è stato fatto da Krishna e Balarama, erano delle belle decorazioni su tutti questi alberi, questi asini che avevano lasciato il corpo. Ora l'asino rappresenta, cosa rappresenta l'asino? Rappresenta tante cose. L'asino è molto orgoglioso di se stesso.
Sembra un animale così innocente l'asino, no? Ma come natura è molto orgoglioso. Per esempio, avete già sentito un asino ragliare? Chi ha già sentito un asino ragliare? È piacevole l'asino quando raglia? Insomma, bisogna essere proprio trascendentali per gustare il ragliare di un asino. Normalmente dà un po' fastidio, no? Eppure l'asino è convinto di cantare bene, convintissimo, e continua a ragliare. Molto orgoglioso. L'asino, in un certo senso, è anche un po' stupido, perché si dice lavorare come un asino, uno lavora come un asino. Adesso, oggigiorno, si perde un po' questa, la comprensione di questi detti, no? Perché? Perché non si vedono più asini che lavorano. Ma una volta gli asini erano degli animali domestici e venivano utilizzati per il lavoro duro. E spesso, quando ad esempio andavano a raccogliere il fieno, mettevano questi grandi carichi di fieno sui dorsi degli asini e poi gli asini li portavano o su o giù di questi rupi, di questi monti, e facevano una grande fatica per portare il fieno nelle cascine o nelle stalle. E allora un asino fa così tanta fatica tutto un giorno a portare il fieno e poi alla fine cosa riceve? Un pochettino di fieno. In realtà quel fieno lì potrebbe trovarlo ovunque, non ha bisogno di lavorare per un padrone che alla fine lui si tiene la stragrande maggioranza del fieno e all'asino ne dà solo un pochettino. Vi suona comune questo anche? Sì. Viviamo in una società dove la gente viene sfruttata come asini per i profitti di pochi, sono pochi che veramente fanno i grandi profitti e la gente in generale riceve delle piccole parti. Quindi accettare questo gioco è un po' una figura da asini. Oppure un altro esempio che viene dato, questo si vede delle volte in India, quando un asino tira un carretto, cosa fanno? Prendono una carota, la mettono sul bastone e gliela mettono là davanti all'asino. Allora l'asino vuole andare a prendere la carota e così tira il carretto. Ecco, solo per darvi un'idea, no? L'asino. Quindi Denukasura e i suoi compagni asini rappresentano un po' questa situazione, no? Ed è una situazione in realtà demoniaca. Allora vediamo che Balarama può liberare da questa tendenza, no? Può liberare da questa paura di non avere abbastanza da mangiare. Così tanta gente pensa che se non lavoro non ho da mangiare, ma è sbagliata come concezione, perché Krishna provvede a tutti, Krishna provvede per tutti. Chi si occupa dei, adesso non sono più così tanti, ma una volta c'erano centinaia e migliaia di elefanti nelle foreste e questi elefanti si nutrivano di quello che trovavano. Sapete cosa mangia un elefante al giorno? Mangia quintali di fieno, di erba, quintali. Chi procura questo all'elefante? La provvidenza. Krishna provvede per tutti gli esseri viventi. È una falsa concezione quella di pensare che è solo attraverso il mio lavoro che io posso provvedere a me stesso. No. Tutto quello che noi possiamo ottenere per la misericordia di Krishna. Quello che dobbiamo imparare è abbandonarci alla sua misericordia. Lui provvede a ognuno. Quindi Balarama può liberarci da questa paura.
come ha fatto con Denukasura. Un'altra bella storia nel libro di Krishna è la liberazione del demone Pralambasura. Pralamba Asura. Asura vuol sempre dire demoni. Denuka Asura. E Pralamba aveva preso invece la forma di un pastorello. Torno indietro un attimino prima di raccontare la storia. Nel verso si parla che Balarama era stato concepito nel grembo di Devaki e poi fu trasferito nel grembo di Ruini. Krishna era stato concepito in maniera trascendentale anche lui nel grembo di Devaki e fu non trasferito nel grembo, lui nacque nella prigione, fu trasferito, fu portato da suo padre, ma questo lo sentiremo a Janmastami, a Gokula, da Mathura. Devaki, la mamma di Krishna e la mamma originale di Balarama, aveva sposato Vasudeva. E il giorno del loro matrimonio, nel libro di Krishna è sempre raccontato, Kamsa, che era il re di Mathura, dove Krishna è apparso, ed era parente, era cugino di Devaki, si propose come auriga, o colui che guidava il carro di Vasudeva e Devaki, nel giorno del loro matrimonio per portarli a casa. E mentre stava guidando questo carro, sentì una voce dal cielo tuonante che gli disse: cosa fai, Kamsa? Non sai che nel grembo di Devaki l'ottavo figlio sarà il figlio che ti ucciderà? Allora Kamsa, quando sentì questa voce, si arrabbiò tanto e, vedendo Devaki la causa della sua morte, perché avrebbe generato un figlio e l'avrebbe ucciso, decise di uccidere Devaki. Ma questo lo sentiremo nel giorno che commemora l'apparizione di Krishna, la storia di cosa succede. Poi, per un arrangiamento, Devaki non viene uccisa, ma decide di imprigionarla, la mette in prigione con suo marito Vasudeva. E così si fa promettere che quando nasceranno i figli, gli devono essere consegnati e poi lui si occuperà di ucciderli, così non avverrà che qualcuno possa ucciderla. Vasudeva era uno kshatriya, come abbiamo sentito nel verso, e quindi gli kshatriya a quei tempi, che erano i re, facevano parte delle famiglie reali, nella cultura vedica avevano la possibilità di sposare più mogli. Quindi Vasudeva aveva come moglie Devaki, ma aveva anche come moglie Ruini. Quando furono imprigionati Devaki e Vasudeva, Vasudeva disse a Ruini, all'altra moglie, di andare a Gokula, dove c'era Nanda Maharaj. Nanda Maharaj sarà una figura molto importante per la crescita di Krishna e Balarama, di andare lì, prendere rifugio, perché erano parenti e sicuramente si sarebbe preso cura di lei. Ora, Balarama appare prima di Krishna, un po' di giorni prima. Krishna apparirà il 3 di settembre e Balarama appare oggi e ne abbiamo 25, 26, 27, 27, ok. Quindi qualche giorno prima. Quando Balarama deve nascere,
Krishna sa che Kamsa ha questo piano di ucciderlo. Allora ordina a Yoga Maya, che è la sua energia divina, di trasferire Balarama dal grembo di Devaki al grembo di Rohini. E quindi Balarama non nasce nelle prigioni di Kamsa a Mathura, ma nascerà dal grembo di Rohini a Gokula, qualche giorno prima di Krishna. Quindi per questo il verso dice che Balarama riunirà due famiglie, la famiglia di Vasudeva e Devaki e la famiglia di Nanda Maharaj e Yashoda. Poi nascerà Krishna, Krishna verrà portato anche lui di nascosto da Kamsa, ma questa è tutta un'altra bella storia per Jammastami, verrà portato da nascosto, di nascosto a Gokula, e lì saranno, diventeranno figli adottivi praticamente di Nanda Maharaj e Yashoda, la madre di Krishna, la seconda madre di Krishna, una madre adottiva, e Rohini. Allora Kamsa a un certo punto venne a sapere, questo trovate tutto sul libro di Krishna, però riassumere tutte queste storie in poco tempo non è facile, cerco di stare sul punto. A un certo punto Kamsa venne a sapere che comunque Krishna e Balarama erano nati ugualmente e che si trovavano nelle foreste di Vrindavana e bisognava eliminarli perché sarebbero stati la causa della sua morte, specialmente Krishna. Allora lui voleva eliminare un po' tutti i bambini che fossero nati in quel periodo, e per farsi aiutare a eliminarli mandò diversi suoi amici demoni nelle foreste di Vrindavana a cercare di eliminare questi bambini. E non sapevano ancora esattamente chi fosse Krishna o Balarama. Poi più avanti alcuni demoni capirono, e ci sono tutte queste storie, belle storie, perché ci fanno capire tante cose, sono un grande insegnamento per noi, come ad esempio l'uccisione o la liberazione del demone Pralambasura. Allora, mentre i pastori di Vrindavana con Krishna e Balarama si trovavano sempre a pascolare le mucche nelle foreste di Vrindavana, un giorno arrivò un nuovo pastorello, e questo pastorello si presentò, era un demone che si era travestito da pastorello. Allora Krishna e Balarama sono Dio, la persona suprema, riconobbero immediatamente che questo pastorello non era un pastorello ma era un demone. Però siccome a loro piace divertirsi, dissero: facciamo un bel gioco, creiamo due parti, due gruppi di pastori, e poi facciamo la lotta, uno sport Vaishnava, uno sport dei devoti, uno sport che abbiamo imparato dai pastori di Vrindavana, è fare la lotta, lotta trascendentale. E così la regola era che chi perdeva nella lotta doveva prendere l'altro sulle spalle e fargli da cavallo e portarlo in giro finché lui voleva divertirsi. Allora cominciarono queste lotte trascendentali, e questo demone camuffato da pastore, lui dovette combattere con Balarama, e naturalmente Balarama è più forte, quindi Balarama vinse il duello di lotta. Allora il demone dovette portarlo sulle spalle e cominciò a correre in giro con Balarama sulla schiena. A un certo momento il demone pensò: questa è la mia occasione, non ho Krishna però ho Balarama, comincio a eliminare lui. E cominciò a allontanarsi dai pastori, si allontanò,
E quando arrivò in un posto dove non lo vedeva nessuno, pensò questo è il momento giusto per eliminarlo e cominciò a espandere la sua forma di pastore e trasformarsi in quell'immenso demone che era. Allora era gigantesco. Balarama era un piccolo pastore, a quel tempo aveva poco più di 5 anni, aveva compiuto da poco 5 anni, quindi immaginatevi un bambino di 5 anni sulle spalle di un enorme demone. Però il demone pensava, adesso lo elimino. Ma Balarama, ricordiamoci, è colui che sostiene tutto, tutti gli universi. Quindi cominciò a diventare molto pesante, pesante a tal punto che il demone non riusciva più a sopportarlo sulle sue spalle. E sentì la pesantezza di Balarama fino a un certo punto che cominciò a crollare. A quel momento semplicemente con un pugno, immaginatevi, un pugno di un bambino di 5 anni, sulla testa di questo grande demone, gli fece così, tu, sulla testa, e il demone lasciò il corpo, fu liberato. Questo demone, viene detto, che rappresenta la lussuria. La lussuria è un grande impedimento per l'avanzamento nella vita spirituale. La lussuria è originata dall'invidia, che è la causa originale perché noi ci troviamo qui nel mondo materiale. La lussuria è quella che ci spinge a voler prendere il posto di Dio, a voler prendere il posto di Krishna, a pensare che siamo noi i goditori e non lui. Ed è quella che ci spinge a provare a godere dell'energia materiale, di quello che noi abbiamo intorno, di tutto e di tutti, di metterci noi al centro e pensare che noi siamo al centro di ogni cosa e che abbiamo il diritto di pretendere che ognuno sia al nostro servizio. Magari vi sembra tanto quello che dico, ma in realtà è quello che ci porta alla lussuria. E quindi la lussuria è veramente un grande ostacolo per l'avanzamento spirituale. Ma Balarama può liberarci da questa lussuria. Questo Rama, ricordate, la felicità, la sorgente di ogni felicità. Se noi prendiamo rifugio in Rama, proveremo così tanta felicità per la quale la lussuria se ne va da sola. Quindi Balarama può liberarci dalla lussuria. Così, adesso non voglio dilungarmi perché sono molte le storie nel libro di Krishna che parlano di questi divertimenti di Krishna, Balarama, quei pastori di Vrindavana, questi demoni che attaccano i pastori e vengono gradualmente uccisi o liberati da Krishna e Balarama, rappresentano sempre quelli che sono gli ostacoli nel nostro cammino spirituale. E qui ci vorrebbe un seminario per andare attraverso tutti questi demoni e capire più profondamente come sono negli ostacoli nel nostro cammino spirituale. Un'altra funzione o posizione speciale del signore Balarama è quella che lui rappresenta il maestro spirituale originale. Balarama è il primo maestro spirituale, è il maestro che praticamente ci dà la possibilità di purificarci e di qualificarci per ricevere la misericordia di Krishna. Se noi vogliamo ricevere la misericordia di Krishna, dobbiamo in un modo o in un altro soddisfare Balarama. E
E Balarama, essendo il maestro spirituale originale, è il maestro di tutti i maestri spirituali nella successione disciplica. Quindi, quando noi accettiamo un maestro spirituale, come Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ecco che accettiamo un maestro che è nella successione dei maestri che discendono da Balarama. Lui è il maestro spirituale originale e solo attraverso la sua soddisfazione noi possiamo soddisfare Krishna. Questo viene rappresentato molto bene nel Chaitanya Lila. Abbiamo parlato prima di Rama Lila, cioè Krishna che appare nella forma del signore Ramachandra, Rama, con suo fratello Lakshman, che è Balarama, molto forte. Fate fatica a sentire? Dicono di no. Sentitela in fondo? Dicono di sì. Krishna, oltre a essere apparso solo 5.000 anni fa, nella sua forma di Shyamasundara, che suona il flauto, accompagnato da Balarama, è apparso ancora più recentemente, 500 anni fa, in Bengal, come Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu è raffigurato qui sull'altare, con le mani in alto, lì al centro. Sri Krishna Chaitanya, è sempre Krishna che è apparso 500 anni fa. E quando appare Krishna, appare sempre anche Balarama, e Balarama nel Chaitanya Lila è il signore Nityananda. Nityananda che lo troviamo alla vostra sinistra, quindi alla mia destra. Vedete? Col colore blu. Questo è Nityananda e Balarama stesso. Allora, Krishna quando appare svolge i suoi divertimenti, questi Lila. Quindi nel Chaitanya Lila ci sono molte belle storie che parlano di Sri Krishna Chaitanya e di Sri Nityananda Balarama. Una storia per farvi comprendere l'importanza di Balarama è quando Murari Gupta, che era un grande devoto del signor Chaitanya, lui aveva realizzato e capito che Sri Chaitanya non era nient'altro che Krishna. Sri Krishna Chaitanya viene detto che è Channavatara, vuol dire ci sono molti avatari che arrivano, Krishna che discende. Channa vuol dire nascosto. Krishna quando appare come Sri Krishna Chaitanya vuole nascondersi, non vuol far vedere che è Dio, non dimostra a nessuno che è qualcuno di particolare, ma i suoi devoti lo riconoscono per la sua attitudine, per la sua attitudine, per come lui si muove, come lui parla, come lui relaziona con i suoi devoti, eccetera. Allora Murari Gupta era un devoto molto avanzato e aveva realizzato la posizione di Sri Krishna Chaitanya, ma non aveva realizzato la posizione di Nityananda Balarama. Un giorno quando Krishna Chaitanya e Nityananda Balarama erano tutti e due assieme, Murari Gupta arrivò a casa loro e come vide il signor Chaitanya immediatamente gli offrì gli omaggi. E poi dopo aver offerto gli omaggi al signor Chaitanya, offrì gli omaggi al signor Nityananda, quindi a Krishna e Balarama. E Sri Krishna Chaitanya gli disse: perché hai offerto gli omaggi prima a me? Tu dovevi prima offrire gli omaggi a Nityananda Prabhu. E Murari Gupta disse: ma perché io so chi sei e dal mio cuore mi viene spontaneo offrire gli omaggi prima a te. Allora Chaitanya Mahaprabhu disse: questa notte ti rivelerò la posizione di Nityananda. Murari Gupta andò a casa, era già tardi, la sera, andò a dormire e durante la notte Nityananda gli apparve in sogno ed era bellissimo, effulgente. Intorno al suo capo aveva Anantashesha,
questo serpente che sostiene tutto e che normalmente accompagna sempre Balarama. E gradualmente Nityananda si trasformò in Balarama e aveva la picozza. Krishna porta il flauto, Balarama porta la picozza e la mazza. Quindi si manifestò nel sogno a Murari Gupta come Balarama e vide che Sri Chaitanya era presente lì nel sogno e si manifestò come Krishna, ma lui sapeva già che era Krishna, non era niente di nuovo per lui. E nella forma di Krishna gli disse: vedi, Nityananda non è differente da Balarama, sono la stessa persona. Quindi lui, Balarama, è il mio fratello più anziano al quale io porto rispetto e venerazione. Quindi tu prima devi rispettare lui, mio fratello anziano, poi me. Allora quando Murari Gupta si svegliò dal sogno, realizzò la posizione di Nityananda, non differente da Balarama. Andò a trovare il signor Chaitanya e quando arrivò lì, vide che Nityananda era presente, andò immediatamente da Nityananda, offrì gli omaggi e poi andò a Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, era molto contento della sua attitudine. E in quel momento il signor Chaitanya stava masticando il betel. Il betel è, come si può dire, è un misto di spezie che viene messo in una foglia di betel, che è il nome della pianta, e poi viene masticato, no? E masticava questo, e fa bene per tante cose, secondo la Ayurveda. A un certo momento Nityananda gli prese questo betel che lui stava masticando, glielo prese e lo diede a Murari Gupta. E Murari Gupta lo prese, lo mise in bocca e cominciò a masticarlo lui. Ora immaginatevi la scena. Immediatamente cosa provò? Provò una grande felicità spirituale. Krishna prema, puro amore per Krishna. Quindi lui ottenne la possibilità di sperimentare il puro amore per Dio attraverso Nityananda, attraverso Balarama. Cioè, Krishna stesso insegna a tutti i devoti che se vogliamo ricevere la sua misericordia, la possiamo ricevere solo attraverso Nityananda. Questo viene chiamato Mama Prasada. Normalmente noi qui siamo abituati alla fine della conferenza, sperate che non sia lunga, abbiamo questo banchetto con specialità della cucina tradizionale dell'India, vegetariana, ma non è solo specialità di cucina indiana, vegetariana, ma è prasadam. Prasadam letteralmente significa misericordia, la misericordia di Krishna. Ora, perché misericordia? Perché i devoti hanno, nella pratica del Bhakti Yoga, cosa fanno? Cucinano, sì, devono nutrirsi, però sanno che tutto quello che noi cuciniamo appartiene a Krishna. Quindi usano quello che ci viene dato, viene cucinato con un sintomo di amore e devozione verso Krishna, poi viene offerto a Krishna con delle preghiere, con dei mantra. Krishna lo accetta e lo ridà nella forma di prasada, di misericordia. E quando ci nutriamo di questo cibo è la misericordia di Dio. Ora c'è prasada, c'è il Mahaprasada. Il Mahaprasada è praticamente il prasada che è stato offerto sull'altare direttamente alle divinità. Cioè si mette su un piatto, viene offerto alle divinità. Quando tu puoi avere il prasadam che è stato in quel piatto lì, quello viene definito Mahaprasadam, cioè grande misericordia. E il Mahaprasadam, invece, è la misericordia che è stata cucinata con amore e devozione, che è stata offerta alla divinità, ma che è stata gustata da un devoto. Quando qualcuno ha la possibilità di ricevere del prasadam che è stato gustato da un devoto, questo diventa una grande, grande misericordia.
C'è una bella preghiera che i devoti ogni tanto recitano di Narottam Das Thakura, Shri Narottam Das Thakura. A un certo punto dice: Ah Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Boro Kana Koro Ami Boro Dukhi. Dice: mio caro signor Nityananda, questo è Narottam Das Thakura, un grande devoto che prega così il signore Nityananda, tu sei pieno, tu sei sempre immerso nella felicità trascendentale. Ah Prabhu Nityananda Premananda Sukhi, sei sempre immerso nella felicità trascendentale. Poi dice: così come tu provi questa, no, dice, io vengo da te perché vedo che tu sei sempre felice, e per questo spero di poter, no, dice, io vengo da te perché vedo che tu sei sempre felice mentre io mi trovo sempre nella sofferenza. E per questo spero di ricevere da te la tua misericordia e anch'io diventare felice. È una bella preghiera, perché ancora una volta Narottam Das Thakura ha scritto veramente tantissime belle preghiere, mette in evidenza questo punto, che se vogliamo ricevere la misericordia di Krishna dobbiamo passare attraverso la misericordia di Balarama. Nityananda, quindi il maestro spirituale. Noi non possiamo avanzare spiritualmente senza l'aiuto del maestro spirituale. È lui che ci dà la possibilità di purificarci impegnandoci nella pratica del servizio devozionale. Noi non possiamo inventarci il Bhakti Yoga, noi non possiamo inventarci il servizio Krishna. Noi siamo molto distanti da Krishna. Dobbiamo avvicinarci, e Balarama, attraverso la successione di maestri spirituali, ci dà la possibilità di intraprendere questo cammino dove gradualmente riceviamo la misericordia di Krishna fino a ottenere puro amore per Dio. Questo è il Bhakti Yoga. Bhakti Yoga porta ad arrivare a ottenere puro amore per Dio, e quando noi otteniamo puro amore per Dio otteniamo naturalmente puro amore per tutti, e tutti non vuol dire solo i bianchi, quelli di colore, i cinesi, i russi, gli americani, ma tutti gli esseri viventi, vuol dire tutti i mammiferi, tutti gli uccelli, tutti i pesci, tutti i vegetali, tutte le piante, tutti gli esseri viventi. E non solo, tutte le cose, tutto quello che esiste, avremo amore per tutti e per tutto, ma per questo bisogna passare attraverso il processo di purificazione. Noi dobbiamo purificare il nostro cuore e renderlo talmente puro perché la piena misericordia di Krishna possa entrare nel nostro cuore. Per entrare la piena misericordia di Krishna nel nostro cuore dobbiamo liberarlo da tutte le impurezze, da tutti gli anartha, vengono definiti in sanscrito, vuol dire gli attaccamenti come quello di Dhenukasura, ricordatevi, il demone asino che era attaccato ai suoi frutti, come l'attaccamento di Pralambasura attaccato alla lussuria, eccetera eccetera. Così tanti attaccamenti abbiamo, dobbiamo liberare il nostro cuore e renderlo soffice, bianco come il colore di Balarama. Mi fermo qui. Se avete qualche domanda,
commento, realizzazione in merito, o volete condividere qualche storia su Balarama, è il momento giusto per farlo. Non avete domande? Allora, vi prendo ancora qualche minuto perché forse avete sentito o avete ricevuto una newsletter oppure un'email che pubblicizza la festa del Ratha Yatra. Chi ha sentito parlare in questi giorni della festa del Ratha Yatra? Vediamo un po', e anche la metà, quindi è un'altra bellissima ricorrenza, festeggia praticamente tre divinità, Jagannath, Baladev e Subhadra. Queste divinità originariamente si trovano in un tempio in Orissa, a Jagannath Puri, un tempio molto antico di migliaia d'anni. E la tradizione di questo tempio è che una volta l'anno le divinità escono per benedire tutta la città e li portano su tre carri, gli fanno fare un giro, e dura a lungo, e partecipano letteralmente milioni di persone. È una cosa impressionante. È una bellissima festa e Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha importato questa grande festa in Occidente. L'ha importata perché prima di tutto lui, il signore Jagannath e Baladeva, cioè Jagannath è sempre Krishna, tutta una storia, no? Baladeva abbiamo sentito prima è Balarama e Subhadra è la sorella di Krishna e Balarama. Srila Prabhupada era molto attaccato a queste divinità, tanto che quando era piccolo volle fare anche lui, aveva sentito parlare di questo festival a Jagannath Puri e volle fare anche lui questa festa a casa sua e costruì un carro, mise le immagini di Jagannath e praticamente iniziò a casa sua questa festa. E ci sono tante belle storie in relazione a Prabhupada con la festa del signore Jagannath. Ma perché arrivò in Occidente questa festa? E perché quando Srila Prabhupada si trovava a San Francisco, era San Francisco o Los Angeles? San Francisco, eh? Un giorno una devota, Malati, arrivò e disse: Prabhupada, ho trovato questa divinità al mercato. E tiro fuori una divinità ed era Jagannath. Allora Prabhupada aprì gli occhi così e disse: Jagannath, disse, dove l'hai trovato? E disse: al mercato. Così. E gli ha detto: ma c'erano forse due altre divinità lì? E disse: sì, c'erano diverse, così, vai a vedere se trovi un altro fatto così. Gli descrisse Baladeva e un'altra fatta così, era Subhadra. Allora lei andò al mercato e li trovò e li portò a Prabhupada. Quando Prabhupada vide questo, vide un segno di Krishna e disse: Jagannath è venuto a San Francisco. E disse: ora però dobbiamo fare la festa del Ratha Yatra. E quindi cominciarono questa tradizionale festa del carro, che attualmente viene svolta nelle maggiori città del mondo, a New York, a Londra, è stato fatto anche a Roma, viene fatto a Milano, in tantissime città, a Mosca, vi dico veramente tantissime città. E quest'anno, per la prima volta, avremo il Ratha Yatra anche a Torino, quindi è veramente speciale, per la prima volta nella storia ci sarà questa festa dei carri nel centro di Torino.
Quindi siete tutti invitati a venire a partecipare a questa festa che è molto bella. Potete avere molti benefici, però un beneficio viene detto, i carri vengono tirati con delle corde, non funzionano a motore, con delle corde, silenziosi, quindi no? Non inquiniamo. Vengono tirati dai devoti. Tirando questo carro viene detto che uno semplicemente tirando il carro di Jagannath ottiene la liberazione sicuramente. Quindi pensate un po'. Venite tutti a tirare le corde del carro di Jagannath. Naturalmente per organizzare questa festa particolare abbiamo bisogno di aiuti. Abbiamo bisogno di aiuti se avete capacità fisiche, nel senso di manodopera, avete tempo da mettere a disposizione, sono vari servizi da fare, dobbiamo per esempio decorare il carro, questo carro deve essere posizionato, ci occuperemo di distribuire dei biscottini prasada, quindi bisognerà organizzare anche tutto questo, poi alla fine della festa, la Prabhupada diceva non c'è una festa di devoti se non c'è distribuzione di prasada, quindi distribuiremo centinaia di piatti di prasada nelle piazze di Torino. C'è bisogno di aiuto, quindi se avete tempo e capacità, altrimenti se volete abbiamo anche molte spese per organizzare questo, abbiamo allestito una lista di spese, molte spese. Se non potete dare tempo, energia, ma volete sostenere, potete fare anche delle donazioni che le usiamo specificamente per questa festa. Quindi abbiamo un conto speciale solo Ratha Yatra e tutto quello che date andrà per rendere questa festa bella, grande, che possa dare la misericordia a tutta Torino e dintorni. Chi è interessato per i servizi può rivolgersi a Virama o a Yagriva, e per le donazioni potete chiedere il numero del conto o la lista delle spese, potete chiedere a me o anche a loro se io non sono qui. Bene, vi ringrazio per la vostra pazienza, adesso passeremo alla terza fase. Praticamente canteremo il Mahamantra tutti assieme, però in piedi, visto che siamo stati a lungo seduti, quindi vi prego di alzarvi, mettere magari le sedie tutte in fondo, canteremo 10 minuti, un quarto d'ora il Mahamantra assieme in uno spirito di festa e poi non scappate perché ci sarà la cena vegetariana. Sri Balarama Ki Jai! Cartellini. E quelli mi si spostano, volano. Thank you.
Yeah.
Thank you.